Siamo quasi arrivati alle sorgenti dell'Aniene. Qui il fiume è ridotto ad un vero rigagnolo, l'acqua è limpida e gelida. Scorre in questa valle quasi incontaminata, davvero un luogo incantevole. Mentre camminiamo lungo questo sentiero, siamo letteralmente immersi in un habitat prioritario, una faggeta appenninica con tasso e agrifoglio. Guardate, lì ce n'è uno di tasso, adesso lo andiamo a vedere. Guardate, il tasso è abbastanza semplice da riconoscere. È un albero con degli aghi appiattiti, mentre il secondo è un arbusto più piccolo e con foglie di un verde scuro e lucido nella parte superiore, più chiare sotto e dal bordo ondulato e a volte spinoso. Sono entrambe dei sempreverdi, quindi possiamo riconoscerli abbastanza facilmente anche in inverno. Sono specie che amano i climi freschi e l'ombra, quindi crescono molto bene sotto le ampie chiome dei faggi e lungo i ruscelli come questo. Ma perché le faggete appenniniche con tasso e agrifoglio sono ad alta priorità di conservazione? Perché ad oggi in tutta Europa stanno sparendo e il loro stato di conservazione è in netto peggioramento. Infatti le attività di taglio, di pascolo, oltre all'aumento delle temperature, stanno causando la scomparsa proprio delle specie associate, del tasso e dell'agrifoglio. È ormai quasi sera. Dopo una lunga camminata siamo finalmente arrivati in cima al Monte Odore, nell'omonima zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale. Da qui si dominano tutti i simbruini. Forse è proprio per questo che è stata scelta come casa da uno degli animali più belli ed affascinanti che conosciamo, l'aquila reale. Guardate! La sua apertura alare può superare i 2 metri e la femmina è più grande del maschio. Nidifica prevalentemente su pareti rocciose, ma può farlo anche sugli alberi. Fanno uno al massimo 2 piccoli a nidiata, e solo nei periodi con più abbondanza di prede sopravvivono entrambi. L'aquila reale preda in genere mammiferi come lepri, roditori, volpi, ma può cibarsi anche di carcasse, è un uccello maestoso. Ovviamente è una specie prioritaria e la sua protezione nelle zone dove è presente è fondamentale.